Londra, che città! Storia a ogni angolo di strada e turisti che la immortalano. Pub che servono pinte e sorrisi. Musica, teatro e arte. Multiculturalismo. E la metropolitana più antica, The Tube. Lo standard per tutte le altre città non si discute. Sono serviti 12.000 anni per costruirla e solo una notte per distruggere tutto. Rapporto sulla situazione? Perimetro di sicurezza disattivato, ma ci sono i tuoi amichetti volanti. Porca puttana. Dalton, non perdere tempo. Sì, signora. Sono dentro. Hai idea di cosa troveremo, Bagley? Se non fossi andato via di corsa, hai mai pensato di lasciare questo tipo di minacce alle autorità? Divertente, Bagley. Qualunque autorità preferirebbe arrestarci piuttosto che fare qualcosa di utile. Dovremmo cavarcela da soli. Fa attenzione, Dalton. Bagley, senti apprensione nella voce di Sabine. Fantastico, parlare di sentimenti a un computer. Questo spiega molto. Piantatela voi due e mettetevi al lavoro. Agli ordini. Mi sa che ti ho fatto male. Fai il bravo e non dare spettacolo, Dalton. Se loro non sparano a me, io non sparo a loro. Che dici? Scatole piene di roba del DedSec. Cosa? E come hanno fatto a prendersela? Non lo so, ma qualcuno vuole far sembrare che il DedSec sia stato qui. Merda. Procedi con estrema cautela, Dalton. E comunque chi sono questi tizi in nero? Non sono identificabili. Non credo sia un caso. Questo posto è pronto a saltare per aria. Gesù, quei contenitori. Bagley non sarà... Nitroammina RDX, tanta da radere al suolo il Parlamento. Rilevi un detonatore, Bagley.
Non proprio, ma c'è un dispositivo che sta inviando un fottio di dati criptati dal piano sopra di te. Allora ci siamo. Vado subito. I loro profili sono super criptati. Nessuna informazione personale. Praticamente dei fantasmi. Hanno messo la firma del DeadSec su tutte le bombe. Queste merde vogliono far saltare il Parlamento e dare la colpa a noi. Non lo faranno se arrivi al detonatore. Bagley, quello non è il detonatore. No, ma è un trasmettitore che invia un segnale a un dispositivo al piano di sopra. Credo proprio che si tratti del detonatore che cerchiamo. Camera dei comuni. Chiunque siano questi tizi, devono avere le palle per prendere di mira il governo. Ecco il detonatore. Ed è già innescato. Bagley, mi servirà una mano. Sì, ma purtroppo sono tagliato fuori. Cazzo. Non abbiamo speranze senza Bagley. Aspetta, forse conosco un modo. Sono stato addestrato alle procedure manuali. Sei pieno di sorprese. Cerca di sbrigarti. Ok, Bagley, ora tocca a te. Ci sono. E le bombe si sono appena innescate. Questo complica un po' le cose. Porca puttana. Ci riesci o no? Certo, ma potrei anche attivare un falso contatto e farti saltare in aria. Ti avviso. Questo attirerà un bel po' di attenzione, Dalton. Ci godo. Abbiamo compagnia sul retro. Merda. Dalton, abbiamo un po' di casini qui al QG. Quanto ci vorrà ancora, Bagley? Dipende da quanto spesso mi interrompete. Ok, gente. Su le maschere e mano alle pistole. Tra poco si balla. Cazzo. Ce li ho addosso, prova a trattenerli. Occhi sempre aperti. Via libera qui. Andiamo avanti. Non vedo nulla qui. Occhi aperti. Novità, Bagley! Diciamo solo che il livello di sicurezza anti-intromissione è tanto sorprendente quanto seccante. Ci sto lavorando. Bagley, dimmi che stai per finire! Ho aggirato la sicurezza. Sto spulciando terabyte di finto codice che nascondono la sequenza di detonazione. Non ce la puoi fare! Io non mi muovo! Ci stanno imparando! Qui.
Dalton, problema. Mi servono le tue appendici fisiche, ora. Che succede? Ci sono tre slot sulla sinistra, uno è il ricevitore. Devi tirare il filo del controller. Mi prendi per il culo? Proprio per niente, tira quel filo. Se mi fai saltare in aria... Bomba disinnescata. Visto? Non è stato difficile, no? Bagley, bastardo. A momenti mi prendeva un colpo. Wow, ma che cazzo sta succedendo? A quanto pare il Parlamento non era l'unico bersaglio. Si sono appena attivate altre bombe. Sullo schermo, Bagley. Cazzo, dobbiamo dare l'allarme. Facciamo evacuare quei siti. Sono sparsi in tutta Londra. Non c'è tempo. Ma c'è mia sorella alla conferenza Toan. Dobbiamo fare qualcosa. Ho rilevato un trasmettitore sul tetto che manda un segnale agli altri siti degli attentati. Se riesci a raggiungerlo... Posso bloccare tutto. Sabine! Cazzo! Dalton, sono entrati! Via! Sul tetto! Sabine, che succede? Siamo sotto attacco. È un massacro. Da protocollo dobbiamo cancellare tutto, anche Bagley. Mi serve per il trasmettitore. Lo so, ma nessuno deve sapere quel che sa Bagley. Nomi, operazioni, luoghi. Ok, farò alla vecchia maniera. Cancellalo. Sì, cancellami. Fallo, Sabine, e poi vattene da lì. Merda. Ok. Bagley è andato. Sei da solo ora. Dalton, se va male... Andrà bene. Ci vediamo dove stabilito. Promesso. Buona fortuna. Aiuterai con una faccenda importante. Importante, dici? Far morire cittadini? Esatto. Per salvare il mondo. È già successo che migliaia di londinesi siano morti, no? La peste, il grande incendio, il blitz. Spiacevole. Ma la distruzione è sempre la cura. E comincia oggi. Zero Day. È giunto il momento di una resetta. Oh mio Dio. Hanno seminato distruzione in tre luoghi di Londra. Le autorità hanno chiesto ai residenti di rimanere in casa in attesa degli sviluppi della situazione. Non si conosce ancora il numero ufficiale delle vittime che si sospettano. Centinaia
migliaia di persone si sono radunate spontaneamente per una veglia a lume di candela durante la quale esprimere vicinanza alle famiglie e il cordoglio della città. Londra è più che mai determinata. La stampa al 10 di Downing Street ha affidato a Nigel Cass, CEO della milizia privata Albion, la gestione della sicurezza di Londra. Cass si è impegnato a dare la caccia al Deathsec, il gruppo terrorista responsabile di forza. Albion ha utilizzato avanzati sistemi di intelligenza artificiale e droni autonomi per catturare i membri superstiti del Deathsec. Un severo monito a tutti gli aspiranti ribelli. Più importanti del paese stanno registrando profitti record grazie a una maggiore efficienza di produzione e di distribuzione, consentita dall'uso di nuove tecnologie concepite in origine per scopi puramente militari. Sono in netto calo nella città di Londra. Scommesse clandestine, traffico di droga e prostituzione diminuiscono in seguito ai provvedimenti contro i capi di 4 dei 5 maggiori clan criminali. Le strade di Camden e Brixton saranno... I cittadini onesti di Londra, grazie al prolungamento fino a data da destinarsi del mandato di Albion, la vita sta finalmente tornando alla normalità. In tutti i quartieri sono state rimosse le limitazioni agli spostamenti grazie all'adozione... I disordini a Trafalgar Square sono stati un fenomeno trascurabile. Probabilmente sono opera di agitatori stranieri che diffondono falsità. In ogni caso, Albion continua a mantenere il piede. Circolano in internet nonostante le misure del governo contro le fake news. Tali teorie, secondo cui i terroristi del Deathsec sarebbero stati ingiustamente accusati degli attentati diffuse nel dark web, sono state ampiamente smentite. I nostri reporter non hanno trovato un solo londinese disposto a esporre pubblicamente tali teorie. I fatti non lasciano spazio ad altre interpretazioni. Mi serve una squadra, ma non posso rimettere in piedi il Deathsec da sola. Hackeriamo il sito est di Londra e vediamo chi è disponibile. Sono Claire Waters e in questo episodio di Buccaneer Radio parliamo del gruppo di attivisti digitali e presunti terroristi del Deathsec. Abbiamo in linea Colin, un ascoltatore. Che ne pensi, Colin? Lo dico dall'inizio che avremmo dovuto sbatterli in galera, quelli del Deathsec. Adesso dico che bisognerebbe fucilarli e basta. Ma non ti sembra un po' troppo comodo che siano stati additati come attentatori senza uno straccio di prova? Ma hai visto il Toan? Hai visto in che stato è la città? Che altre prove ti servono? Beh, Colin, direi che bisognerebbe considerare la loro storia di azioni non violente. Albion ha mandato in ospedale molta più gente del Deathsec in questi mesi. Sento puzza di capro espiatorio. E ora abbiamo in linea Emily. Emily, tu cosa ne pensi? Hai perfettamente ragione, Claire. Il governo ha incastrato il Deathsec per far credere di avere il controllo della situazione. Probabilmente non hanno idea di chi ci sia dietro gli attentati, ma questo non fa bene alla loro immagine, no? Il Deathsec è la loro spina nel fianco. Quale miglior capro espiatorio? Angie, tocca a te. Tu cosa pensi di tutto questo? Penso che il Deathsec abbia rivelato la sua vera natura. È terribile pensare che per anni li abbiamo lasciati agire indisturbati. Terroristi, nati e cresciuti sotto casa. Il Deathsec ti fa più paura delle varie bande di Londra, tipo il clan Kelly? I Kelly al massimo ti incendiano il negozio o ti ammazzano. Non si sognerebbero mai di mettere una bomba al Parlamento. E ora tocca a Crypto King. Ti senti più sicuro usando uno pseudonimo? Tutti dovrebbero usarne uno. Perché permettere loro di controllarci ora che sappiamo di cosa sono capaci e fin dove sono disposti a spingersi? Aspetta, stai parlando del governo? Stai dicendo che secondo te il governo è responsabile degli attentati? Oh, fidati, Claire. Non l'hanno fatto da soli. Sono tutti responsabili. Il governo, Albion, il Sears, Bloom, quella stronza di Sky Larsen, fino a Downing Street. Vogliono tenerci nel terrore, domarci col controllo della mente, sfruttarci fino all'ultima goccia di sangue e quando saremo morti, vendere i nostri cadaveri. E cosa suggeriresti di fare, Crypto King? Rifugiarci sottoterra, giù fin dove non arrivano i segnali elettrici. Non c'è altro modo. Grazie agli ascoltatori che ci hanno chiamati e grazie a tutti per avermi seguito alla ricerca della verità. Nella prossima puntata di Buccaneer Radio ci occuperemo di Albion.
Chi sono questi uomini e donne pagati profumatamente per la difesa della città? Proteggono noi? Proteggono Londra? Proteggono gli interessi di qualcun altro? A risentirci alla prossima. La situazione è peggiore di quanto credessi. Ah, ma un candidato c'è. A quanto pare sei tu l'unica speranza del DedSec. Ce l'hai fatta, mi fa piacere. Se vuoi dedicarti alla causa, il DedSec ha bisogno di te. Ti invio le coordinate del nostro ultimo rifugio, ci vediamo lì. Ok.
Ho scaricato una patch sul tuo Optic per farti accedere al nostro sistema di sicurezza. Le impostazioni non permettono a persone esterne al DedSec di entrare. Dovrai forzare il blocco manualmente. Non mi piace sporcarmi le mani, ma se non ho altra scelta... Lasciami in pace, ok? Fanno una rabbia. Fai un bel respiro. Vedrai che serve. Devi calmare. Ma biasimo davvero. Da me consumano a che rabbia. Indietro e pensa alle cose. Mi serve il tuo aiuto. Manda Sabine, vero? Ci vediamo di sotto, allora. Beh, io il mio consiglio te lo darò. Adesso sono incazzato. Siamo in ballo, baby. Ah, una cantina buia e umida. Proprio quello che sognavo. Registrazione al DedSec non rilevata. Identificati o dovrò bloccare le uscite, hackerarti l'Optic e rileggerti tutti i messaggi che hai scritto in stato di ebbrezza. Mi manda Sabine. Chi sei tu e perché parli come l'assistente vocale di un telefono? Sabine, viva! Questa è una buona notizia. Io sono Bagley, l'esclusivo e super tecnologico assistente virtuale del DedSec, e sono rimasto fuori servizio per qualche mese. A ogni modo, prova a connettermi alla rete del DedSec. Così potrò diventare più potente di quanto tu possa lontanamente. Cioè, potrò scoprire cosa è successo nel frattempo. Ecco fatto. Sono di nuovo connesso alla rete. Sto scaricando il nostro database, gli archivi delle notizie. Oh no! Il gruppo terrorista DedSec responsabile degli attentati a Londra? Dalton Wolf morto? Vi lascio soli un momento e voi mandate tutto a puttane. E quindi, Bagley, se non è stato il DedSec, chi ha organizzato gli attentati? Dopo la bomba al Parlamento disinnescata da Dalton, o meglio da me, ho un vuoto di memoria. Mi mancano informazioni su quanto è successo dopo che mi hanno scollegato. Ma a quanto ho capito è coinvolto un misterioso gruppo di hacker chiamato Zero Day. Credo che Zero Day abbia pianificato gli attacchi e incastrato il DedSec. Vieni al mio terminale. Sabine ha chiesto una videochiamata.
Ti passo Sabine Brent. Ti suggerisco di ascoltarla molto attentamente. Eccoti qua, sono felice di vederti. Bagley, Cristo, che bello sentire di nuovo la tua vocina. La tua memoria è intatta? Nemmeno lontanamente, l'ultimo dato che ho in memoria è l'attacco al nostro QG. L'unica pista che ho è un gruppo chiamato Zero Day. Ti dice niente? No, ma il QG è stato attaccato da uomini in nero, gli stessi che erano al Parlamento. Forse lavorano insieme. Non avevamo chance. Hanno ucciso tutti quanti. Dio mio, come ce l'hai fatta? Sono scappata per le fogne fino a Camden. Un contatto mi ha fatta uscire dalla città e poi sono rimasta nascosta nel nord. Molto saggio. Il tuo profilo è segnalato come bersaglio ad alta priorità nel sistema di sorveglianza. Anche con un riconoscimento parziale ti sparerebbero a vista. Il DedSec non ha molti fan a Londra ultimamente. Guarda, io vorrei aiutarvi, ma avere a che fare con voi in questo momento è un suicidio. Senti, se c'è qualcuno che sa che cos'è il rischio, sono io. Ho perso tutto e tutti. Ma la questione è semplice. Londra è in una spirale suicida. E se il DedSec non riesce a tirarla fuori, beh, non ci riuscirà nessuno. La città ha bisogno di una resistenza. A cominciare da te. Che ne dici? Va bene, ma sei in debito. Ottimo, nuovo utente registrato. Il DedSec ti dà il benvenuto. Narrazione menu.